lascio un po' di spazio a chi ha delle curiosità o delle domande su questioni che magari abbiamo affrontato. Tutto quello che ha detto Paolo, in forma anche con registro ironico, è comunque contenuto dentro i libri, in forma diversa ma con risultati simili, uguali. E per cui alcuni anche degli aneddoti che ha raccontato, ad esempio quello degli spigoli, del pavimento, eccetera, eccetera, ci sono dentro forse. Solo che stasera stiamo utilizzando questo registro, che va benissimo. Il problema che ti volevo chiedere, se è un problema poi Paolo, gli educatori, no? Devono affrontare i ragazzi o i bambini, poi gli adolescenti, in un mondo dove alcune cose sono molto più seduttive, perché magari per i ragazzi è più seduttivo stare ai videogiochi o guardarsi un talent show o andare a fare sport, eccetera, eccetera. L'educatore, in questa nostra epoca, in questo nostro periodo, come può in qualche modo riuscire a dare un contributo, far apprezzare, come tu dici, il senso di bellezza, la cultura, l'originalità, il sogno, dove ha dei concorrenti molto forti e molto agguerriti? In due modi. Il primo è raccontare. Noi dobbiamo riprendere una cosa che forse non facciamo più abbastanza, che è raccontare, raccontarci. Raccontare le nostre vite, raccontare quello che è accaduto, è sempre molto interessante. Quando un insegnante è davanti ad una scolaresca turbolenta che non ascolta, basta dire io per esempio, quando ti giochi in prima persona diventa subito molto seduttivo. Perché funziona così. Io l'ho capito nel mio mestiere, io faccio conferenze da alcuni illustri. All'inizio, mi ricordo la mia prima conferenza, era venuta mia mamma, 4-5 persone, c'era mia mamma che si era fatta forza e ha chiamato anche mia zia. alla fine, insomma, c'era. Vabbè che ci abbiamo messo tanto a uscire dalla sala, che eravamo in 5, quindi loro sono andati via frettolosamente e io un po' dietro e sentivo che mia madre diceva in dialetto a mia zia, ma tu hai capito di cosa parlava? Non sapevo neanche l'argomento, non avevo capito l'argomento. No, ma era molto spiritoso. Da quell'insuccesso clamoroso lì, allora o smetti e vai a fare l'eremita, oppure muoti, decidi di nuotare, decidi di provarci, decidi di cominciare uno dei milioni di tentativi, di errori della tua vita. Che devi fare. Quindi la prima cosa è raccontare sé, raccontare gli incontri della nostra vita. È bellissimo questo. Io ricordo un'altra cosa della mia gioventù, diciamo. Mio padre era un professore universitario, era un uomo, diciamo così, sobrio, molto come erano gli uomini di quella generazione. Severo, ma non manesco, era severo, non era incline a pettinarmi per il verso del pelo, ecco. E quindi temevo anche un po' la sua figura, non era ancora, con mia mamma era già più. E allora c'è stato un momento in cui una mia fidanzata mi lasciò e io pensai che fosse finita la mia esistenza, che non potevo altro che suicidarmi da lì a qualche momento, poi ci pensavo, però l'avrei fatto. Insomma, e questa cosa ovviamente la mia mamma l'aveva in qualche modo saputa. E una sera mi ricordo che mi disse, guarda che stasera ha detto papà che vai a prendere una pizza con lui. Io non ero mai stato a cena con mio papà, no, cioè a cena con la famiglia, ma non con mio papà da solo, io e lui, non era mai accaduto fino a quel momento lì.
e non mi piaceva neanche tanto l'idea, adesso forse sto a vedere, mi farà le domande, insomma, sapete quelle crisi, no? Poi non hai voglia di parlare, perché tanto nessuno capisce te, no? Cosa c'è da dire, no? Quello là, quel solipsismo metafisico, no? Vabbè. E alla fine, cosa devo fare? Sono andato a cena, non ricordo ancora dove era la pizzeria, certo? E mi porta la stampizza. E poi a un certo punto, io ho detto adesso cominciano le domande, vedrai, uno, due, tre, comincia. E invece ha cominciato a parlare di una sua fidanzata che l'aveva lasciata. Ho detto, porca miseria, allora siamo in due. Sfigato, non sono solo io, anche lui. E se è sfigato lui, che per me era una sorta di padre eterno, vuol dire che ce la farò, da lui. Allora vuol dire che c'è una vita oltre la fidanzata, cosa che sembrava assolutamente impensabile. Ecco, questa cosa qua, molto, non credo pensata, assolutamente, è venuto poco spontaneo. Sì, di mettersi non allo stesso livello, no? Ma è come quando un uomo si toglie la giacca, mi spiego, quando si scioglie la cravatta, quella capacità di mettersi in sintonia, mi spiego, mi tolgo l'armatura, io sono anch'io una persona, non credere che, questo è una cosa molto, io credo molto, mi è servita moltissimo, e poi ho apprezzato moltissimo mio padre. Mio padre non è stata la stessa persona dopo quella pizza. Aveva anche una dimensione umanoide. Mi spiego. Perché è una cosa che non ho mai detto a mio fratello, pensa. Perché no, l'ho sempre sentita come un mio privilegio, lo sono sempre tenuto in un mio cassetto, forse glielo dirò prima o poi, non vorrei che ci stesse male, perché non so se è andata male anche con lui. Allora, ecco, io credo che questo sia una, quindi prima innanzitutto è raccontare, e la seconda cosa è l'ironia. L'ironia è fantastica, è un grimaldello. È chiaro che i ragazzi, come dici tu, hanno loro, sono degli idolatri, no? La gioventù è così. Pensa che una volta scoprì, non tanto tempo fa, 2 o 3 anni fa, che mia figlia guardava il Grande Fratello. Questo è stato un momento tragico per me. Dopo, no, tutti questi libri, 30 anni di lavoro buttati via così. La meno. Oppure spacco la televisione, no? Non ho mai toccato mia figlia neanche con un fiore. La televisione mi seccava anche un po'. Non è che l'avevo comprata da tanto. Mi sono fatto venire una terza idea. Mi sono messo sul divano e siamo guardati Grande Fratello insieme. Ed è stato molto istruttivo, perché abbiamo passato una 20 minuti con una che si fonava i capelli. E io dicevo, Elena, mamma mia, che pathos, che pathos. Se me lo dicevi che Grande Fratello così, prendeva una grappa prima. Non ce la faccio mica. Guardate che è una cosa, oh, 20 minuti una che si pone i capelli. Mi fate tante domande, come andrà a finire? Se saltano i tappi dell'energia, che succederà di lei? Sono cose esistenziali, non sono sciocchezze. C'è una metafora dentro. Siamo noi che non la vediamo. Da lì. Allora, alla fine, no? È come dire, va. Ma possiamo fare questa roba qua? Smonti il meccanismo. No, gli rovesci, no? Dai, come X Factor, su. Ma possiamo dire la verità, no? No. Dai. Va
De che? Ma scusa, ma non lo ascolto voi. Ma no, ma perché Vasco è venuto fuori da X Factor? L'equipe 84 è venuto fuori da X Factor. Ma stiamo scherzando? Basta andare due mesi con Mara Maionchi e diventi Rolling Stones. Oh! Ma la piantiamo di raccontare delle balle? Io capisco che c'è quello che ci guadagna, Mara Maionchi per prima, capito io quello con l'onda lì, capito? Però ogni tanto dire talento lì non funziona così. La fabbrica del talento è una fabbrica lenta. Due mesi fa niente. No, questi ragazzi che magari qualche vocetta ci sarebbe anche, costretti a fare le cover, ma capite cosa vuol dire? E come, non so, prendere Lucio Battisti, cosa doveva fare? O Iannacci, doveva cantare come Ravagliati? La stessa cosa, come prendere Iannacci e dice, scusa, tu che c'è un certo talento, mi fai Ravagliati per favore? Io non lo so, ma osa, no, è osa, come se uno facesse il pittore, no? E dice, mi fai un rosai? E mio nonno lo faceva perché faceva falsario. Lui era bravo, era un talento, ma era un'altra cosa, ma lui non poteva essere un artista. Quando faceva il falsario? Lui lo faceva per alcune sue ragioni personali. Ma non pensava di essere un artista. Ma certo che no. Mi spiego, allora dobbiamo anche dire, ma perché togliamo anche il talento ai ragazzi? È una cosa meravigliosa, ma amici, ma dovrebbe essere una cosa proibita, dai. No, è una cosa fuori legge. Perché la Carla Francia è venuta fuori da Amici, ma avete una vaga idea di quanti anni ha passato su e giù da quella sbarra? E sì che c'aveva una vocazione naturale straordinaria, quella donna. Su e giù, senza televisione, senza fidanzati illustri, calciatori, senza niente, proprio olio e limone. Su e giù, e chissà che vada bene. O no? E allora, questa è, non è che cambia perché siamo nel 2013. E infatti si vede bene. Dove sono i talenti? Ma adesso non per fare discorso, però io mi ricordo qualche tempo fa parlando con Maestro Morricone, che mi raccontava, quei racconti bellissimi, di quando lui negli anni 60 lavorava all'RCA, che arrivavano questi ragazzi, Bindi, Paoli, tutta questa gente. Qui era gente che sapeva suonare, era gente che sapeva scrivere, la gente che sapeva interpretare i propri testi, e non andarono bene, neanche quelli, e lavorare, e torna, e cambia, e riprovaci, mi spiego, e che cos'è? La frustrazione, devi superarla, devi andare sopra la frustrazione, rifare, ricominciare, mamma mia, e se lo chiedi a un ragazzo dici ma scherzi, no? Scarichi, oggi si scarica tutto. Non devi usare un muscolo. Stai lì, seduto, scarichi il mondo. Ecco, una cosa bellissima che una volta mi ricordo con Olivero Toscani in uno dei laboratori con i ragazzi di creatività quando lavoravamo alla Benettona. Sì, la fabbrica. Sì, la fabbrica. Mi ricordo che lui diceva, no? Ma perché dovete usare il computer per scaricare le cose del mondo? Mettete il vostro talento nel computer. Invertite. No? Perché siete solo passivi? No? Mettete le vostre idee dentro un computer. Giusto, no? Rovesci le cose, no? Perché il computer deve essere un terminale? Usalo come aeroporto dove fai partire i tuoi aerei, i tuoi missili, le tue cose, no? Però anche su questo bisognerebbe. Abbiamo avuto l'altro giorno Soldini,
no? Che è andato da New York a San Francisco, come ai vecchi tempi, no? Come Magellano, come quello che si inginocchia al giro. È imbecille. Perché noi siamo diventati quell'italietta lì, gli Schettini. Da Colombo a Schettino siamo passati, no? La mia università dove io mi sono laureato era la terza al mondo, Padova, 270esima diventata, ci vuole un bel talento, è difficile, è molto difficile, però anno dopo anno, forza di truccare i concorsi, di metterci dentro l'amante, la zia, la cugina, la cosa, dagli, siamo usciti. E adesso vedrai che arriveremo a 280, 290, penso che ci arriveremo, credo che sia possibile, no? Andate a vedere, io quando ho lavorato ad Harvard, il mio professore aveva un carico da 3 anni, rinnovabile. Voglio dire un sindacato. Voglio dire al sindacato. Cambiamo i contratti 3 anni e 3 anni. Alla fine di 3 anni c'è una commissione, sei bravo, altri 3 anni. In quella commissione lì c'è anche un piccolo particolare, c'è anche quello che dicono gli studenti. Voi scommettete che non arrivi un giorno in ritardo? Guarda, è strano, eh? È incredibile, a Darwin non si arriva in ritardo. Prendi la metropolitana prima, pensa un po', e non rischi. Se tu sei tutto garantito, con questa cultura da semi analfabeti sindacalizzati, no? Tutto garantito. Ma scusate, Renzo Piano, se avesse fatto un concorso al comune di Genova per diventare architetto del centro storico, faceva le grondine per 50 anni, si occupava delle gronde. Allora, non avendo garanzia, smenigli il cervello. Perché te la devi inventare quella cosa là, sì o no? Devi pretendere da te stesso. E questo è bello, ma perché questo deve essere diventato un tabù? Abbiamo rovesciato, questo è un tabù. E tutti che parlano, no? Il garantito, se ci vuole il lavoro garantito, ma perché il lavoro deve essere garantito? Una ragazza a 28 anni, viene a parlarmi, questa è laureata in scienza dell'educazione. Dico, cosa fai? Ah, io sono laureata, però sono furibonda. Dico, cosa è successo? Il sindaco aveva detto che faceva dei concorsi per l'asilo di nido e non li ha fatti. E tu cosa fai? Aspetta. E i genitori cosa fanno? Aspetta, lei aspetta. E il nonno cosa fa? Aspetta. E capito? Sono 3 generazioni che aspettano. Il sindaco. Allora io ho detto, guarda, ti devo dare 2 notizie, bruttine, eh? A, forse non si farà mai quel concorso lì. B, se si fa non lo vinci. Lo vince il cugino del sindaco. Ma davvero così? Così. Molto probabile che sia così. E allora cosa fai? Ti aspetti? Dico, signorina, ti è mai venuto nella testolina l'idea di metterti con altre 5 o 6 laureati e laureate come te, e dire, sapete che c'è? L'asilo lo facciamo noi e ce lo inventiamo noi e andiamo in giro a vedere qual è il più bello e copiamo il più bello, e anzi non solo lo copiamo, lo facciamo anche la cosa più bella. Perché? È complicato? Ti metti sul mercato, fai un asilo dove ci sono i cuccioli di cani obbligatoriamente. Perché? Perché curando un cucciolo impari a rispettare il prossimo. Si funziona così. Devi pulirgli quando fa la cacca dove non deve fare, devi dargli da mangiare e ricordartelo, devi coccolarlo o no. È un modo per insegnare l'affetto. È complicato? O se lo fai in una cosa arriva l'asino, no? Ora tu te lo può dire l'asino. Io mi ricordo tanti anni fa, perché la vita è straordinaria,
abbiamo fatto un piano urbanistico di un grande architetto, Vittorio di Solera, che è morto un anno fa, è stato il più grande urbanista italiano. Mi aveva chiamato perché dovevamo fare il piano urbanistico della città bellissima di Lucca. E lui mi aveva chiamato perché aveva un'idea bizzarra, che è quella di fare, progettare l'organizzazione di una città tenendo conto le esigenze dei bambini e non solo quelle degli adulti. E allora una volta siamo andati a fare, abbiamo dato alle scuole elementari un compito da fare, cosa vorresti nella tua città, no? Quindi c'è stato un referendum dei bambini e sono venute fuori delle cose bellissime, tipo che Luca doveva avere il mare, complicato da fare. Però ce n'era una che era proprio un plebiscito, che era: come mai non c'è una casa di legno su un albero? Perché lì c'è una grande corona di mura e sopra sono dei grandissimi platani, bellissimi, che avrebbero sostenuto la questione. E allora poi siamo andati dal sindaco, abbiamo fatto una grande riunione con tutti i bambini e io ho detto, l'ho preparato, guarda che probabilmente credo che i bambini ti chiederanno come mai non c'è nessuna casa di legno sugli alberi. Lui mi guarda e dice, ma secondo te Nas cosa dice? Prendi un sogno e lo fai in burocrazia. È terribile, agghiacciante. Mi spiego. È come togliere dalla testa dei bambini la loro cosa migliore, che ancora vogliono sperare in qualche cosa. Almeno da bambini vogliono sperare. E infatti noi abbiamo fatto una cosa particolarmente perversa. Abbiamo dato tutto ai bambini, di modo che non desiderino più nulla, perché ci dà fastidio i bambini che desiderano delle cose. Noi vogliamo, li vogliamo appagati. Pensa che roba, da Erode, un pensiero da Erode. Gli dai tutto a un bambino così non desidera più nulla, così diventerà un adolescente che non ha passioni. Questo ci piace, delizioso, perché non ti chiedono più niente. Sanno come il pongo, dove li metti stanno, non ti fanno più domande, vanno in casa, vanno, si chiudono presto in camera da letto, vivono la loro vita, in quella specie di enclave tecnologico, stanno lì, e sei fidanzato con una Nuova Zelanda, meno male, non prende malattie. Questo è. Pensa a te, quante volte mi dicono, professore, tutto bene, sa? Non litighiamo mai, mamma mia. La famiglia in coma, come si fa a litigare? A voi c'è così. È una cosa così bella, è liberatoria. Io con mia figlia, certe volte litigo prima che arrivi. Per tenermi, che voglio essere pronto, ma io voglio essere pronto ai suoi attacchi, quindi so che arriva una certa ora e mi preparo, ecco il boxer. Ma cosa volete che ci sia tra me e una diciannovenne? Niente, no? Il suo mondo sarà diverso dal mio, cosa fa? Mi assomiglia, o peggio ancora, assomiglio io a lei. Ma stiamo scherzando, ma certo che tutto è diverso. Sono punti di vista diversi, sono visioni del mondo diverse, sono sensibilità diverse, sono esperienze diverse, c'è magari più saggezza da una parte e più ingenuità, ma forse anche più coraggio e più etica, perché magari da giovane vedi anche le cose in maniera più bianco e nera e ti arrabbi anche. E poi la vita ti fa avvicinarti molto spesso ad una sorta di mediazione, anche sulle cose non mediabili, no? Questo io penso che sia bellissimo. L'educare non ha nulla di materiale, non c'è niente di materiale nell'educazione, se no vorrebbe dire che i più ricchi sono più bravi a educare. Non mi avventurerei su questa teoria.